siamo insomma sui 3-4 gradi, una temperatura abbastanza rigida, però la manifestazione non deve fermarsi qui, cioè deve essere un modo per far sì che tante famiglie fermane possano un po' riscoprire il nostro centro, e dobbiamo essere bravi noi a riproporre sempre attrattive per far sì che questi fermani che oggi sono presenti qui in massa ritornino a vivere anche più frequentemente il centro storico, come magari è successo in queste vacanze di Natale. Siamo con l'associazione Fermo 85, anche loro protagonisti in Piazza del Popolo per animare il congresso delle Befane. Allora, cosa proponete e soprattutto come mai la scelta di essere presente anche quest'anno? Da sempre abbiamo partecipato alle Befane, il comune ci chiama, siccome noi organizziamo con il comune anche i soggiorni marini estivi e siamo una società che collabora sempre con le manifestazioni comunali. Noi proponiamo un'attività ginnica motoria, perché logicamente facendo ginnastica nel nostro percorso ci sono delle attività che identificano la ginnastica, quindi le capovolte, i saltelli, chi sa fare la ruota, i vari percorsi a slalom e così via. Siamo con Giorgio Guerra, anche quest'anno la Croce Verde di Fermo non poteva mancare con la tradizionale tombolata finale, comunque una presenza costante oggi ma tutto l'anno per la città e non solo. Nonostante il freddo siamo qui presenti, ormai è una tradizione, siamo con molti volontari, per noi è un'ennesima occasione per incontrare la gente ci ferma, si congratula con noi e già questa è una grande gratificazione. Quindi colgo anche l'occasione per fare gli auguri di un buon anno a tutte le persone presenti, a tutte le famiglie del nostro territorio. E siamo con Paola Gerosa in veste di Befana insieme alle sue colleghe questo pomeriggio in Piazza del Popolo. In realtà sono delle lavoratrici all'associazione Il Ponte della Caritas. Allora, la presenza questo pomeriggio in una serata dedicata ai bambini, alle famiglie, allo stesso tempo però per farsi conoscere, per incontrare la città, una città dove operate per 365 giorni l'anno. Noi siamo qui perché siamo stati invitati dai servizi sociali. Quest'anno la festa delle Befane è stata, diciamo, ispirata alla solidarietà, all'aiuto reciproco, quindi le famiglie sono state invitate a portare indumenti, qualsiasi cosa che sia utile ai bambini, alle famiglie. Siamo con il sindaco di Fermo, Nella Brambatti. Allora, sindaco, un momento che vede protagoniste le famiglie ma anche le tante associazioni di volontariato e non, anche centri sociali, Croce Verde, che operano tutto l'anno in quello che è il territorio comunale di Fermo. Quindi una festa ma anche una vetrina per tutte queste realtà. Ma più che una vetrina, io direi un modo per far conoscere alla comunità quello che fanno le associazioni, quali sono le associazioni e cosa fanno. Io vengo da, questa mattina sono stata alla casa di riposo e veramente ho visto tanti volontari che hanno consentito questo momento di festa. Sono poi andata a Salette e ho visto che ci sono altri volontari che hanno organizzato una festa per i bimbi e ho detto che senza questa rete partecipativa noi non potremmo fare assolutamente nulla. Stiamo bene nella misura in cui possiamo contare su tutti e tutti diamo la nostra parte.